Quanti anni ha Bettega? 21 dicembre. Bettega, qual era il suo sogno da ragazzo? Beh, sono nato a Torino. Un giovane di Torino a cui piace il pallone non può sognare che ne giocare nel Torino e nella Juve. Io sono nato juventino e il mio sogno si è avverato. Ha realizzato il suo sogno. E adesso considera il calcio più una professione o piuttosto ancora come un divertimento? Beh, ormai, a parte che sono giovane, devo considerare una professione perché lo è a tutti gli effetti. Però per saperla farla bene bisogna riuscire a considerarla ancora un divertimento. Cioè, più si diverte più gioca bene. Indubbiamente sì. Suo padre aveva una carrozzeria. A lei piacciono le automobili? Sì, mi piacciono abbastanza, logicamente, come tutti i giovani. Le piacciono le auto sportive in particolare? Sì, non ci faccio una malattia però, difatti io ho una mia 500 che uso tutti i giorni per andare al campo, con cui mi diverto moltissimo ed in Torino è veramente l'ideale. Che cosa le piace di più della popolarità? Beh, della popolarità mi piace quello che piace a tutti, l'essere riconosciuto per la strada, la gente che ti ferma, che ti sorride, indubbiamente fa piacere quando va bene. E che cosa la infastidisce di più? Beh, mi infastidisce il fatto che troppo facilmente la gente ci possa considerare dei montati o che uno si esalti e che ti portino a volte alle stelle e in un momento ti sbattano per terra così. Qual è il suo cantante preferito? Beh, ormai nella nostra squadra è una cosa risaputa che è Lucio Battisti. Che studi ha fatto Bettega? Io sono arrivato fino alla quarta geometri 3 anni fa quando sono andato a Varese. Poi là, solo, senza famiglia, il primo anno era un po' difficile. Ho esordito presto, ho puntato tutto sul calcio e mi è andata bene. Comunque sono sempre iscritto a scuola, mi serve anche per il rinvio del militare. Comunque io spero di poter terminare, non so quando, magari non fra 2 anni, fra 3, ma di arrivarci perché quel cosiddetto pezzo di carta serve sempre. Legge ancora spesso? Sì, leggo spesso. Qual è il suo autore preferito? Pirandello, indubbiamente. Lei è giovane, ha 21 anni. In che misura è partecipe? O condivide o comunque crede nell'azione rinnovatrice dei giovani di oggi? Li approvo relativamente. Cosa disapprovo è che troppi altri interessi subentrano in queste faccende. Si considera quindi un contestatore, un conservatore, un indifferente, un pigro? Un contestatore moderato. Preferisce, entrando in campo, dovesse decidere, fare una brutta partita e segnare dei gol oppure fare una bella partita senza segnare gol? Ma io da ragazzo me la ponevo questa domanda andando al centro del campo e ho sempre scelto di giocare bene. Adesso gli interessi sono mutati, gioco di punta e il mio compito è far gol. Se faccio gol e gioco male sono la coscienza a posto per i giornalisti e la gente. Se gioco bene e non segno hanno sempre qualcosa da rimproverarmi. È vero che le sono state fatte parecchie proposte di matrimonio? Proposte di matrimonio proprio no. Qualche ragazza così che mi fa la dichiarazione, per così dire, sì. Dichiara innamorata, sì, ma niente di... Lei è fidanzata? Sì, non ufficialmente, ma sì. Crede nell'amicizia? Sì, credo nella mia amicizia come la considero io, cioè quella che ho con i miei genitori e con mio fratello, con i miei familiari, cioè. Io sono sempre stato molto attaccato dai miei... Per me quella è la vera amicizia, la considero quella. Bettega, le dispiace presentarmi i suoi amici? Certo. Mia cognata Germana, mio fratello Luigi, il loro bambino, mio nipote Massimiliano, mia mamma Eleonora e mio papà Raimondo. Quando e come ha deciso di diventare calciatore? Beh, un fatto curioso. Una sera, da buon tifoso juventino, mio padre mi accompagnò a vedere una partita amichevole, era settembre, precampionato, e l'autoparlante annunciò che chi voleva provare per i marchini della Juventus doveva recarsi al campo Combi un sabato alle 2:30. Quanti anni aveva? Non avevo ancora compiuto i 10 anni, era il settembre del 60, quindi mancavano 3 mesi e 10 anni. Comunque io feci una testa così a mio padre finché lo convinsi, mi portò, ebbi fortuna, mi provarono, eravamo in tanti, tutti questi ragazzini pieni di sogni e chissà, forse di quei tanti ragazzini sono l'unico che sia riuscito. Comunque la fortuna è stata con me. Come giudica il mondo del calcio sul piano sociale? Utile? Diseducativo? Ma non è che sia la gente che viene dietro noi, siamo noi che andiamo dietro ai tifosi. E sarebbe molto importante che noi riuscissimo a insegnare qualcosa. Per questo ammiro quella gente che si è sempre mantenuta retta, che è sempre stata molto corretta, cioè che ha saputo dare un suo insegnamento, anche piccolo nel nostro ambito, ma ha saputo darlo. Lei è torinese.
Torino è una città in piena evoluzione, ma con dei problemi precisi, problemi antichi. Quello degli immigrati, per esempio, e della mancata integrazione dei meridionali. È un problema indubbiamente difficile, che forse ha reso ancora più difficile la caratteristica dei piemontesi, cioè il carattere dei piemontesi. Questo scontro così fra abitudini è piuttosto forte, e forse questo non ha permesso che della gente normalissima come tutti si introducesse in un determinato ambiente. In un certo senso, come torinese, fa un po' di autocritica. Sì, certamente, il torinese è chiuso, è difficile che apra l'ambito delle sue abitudini, della sua famiglia, estranei poi, come ho detto, che hanno un carattere, delle caratteristiche completamente differenti. Lei si sente un protagonista del nostro tempo? Beh, obiettivamente sì, questa intervista la dimostra anche, però mi fa un po' paura. Roberto Bettega, 21 anni, un ragazzo in gamba. Bettega, lei ha molti meriti, quindi giustamente aveva meritato il titolo di campione della domenica sportiva. Prima di consegnarle però questa nostra medaglia, la medaglia del Radio Corriere TV, questo simbolo, vorrei fare un'altra domanda che non le ho fatto durante quell'intervista. In definitiva, c'è stato un po' un colpo di fortuna da parte sua, quel colpo di tacco piuttosto spettacolare che forse ha influito sui giurati. Sì. Ecco, vorrei dirle, è stata fortuna oppure no? Indubbiamente avrà influito, però fortuna, la dose di fortuna ci vuole in tutte le cose. Comunque un'azione simile, un gol simile l'avevo già fatto, in un allenamento a Coverciano, dell'Under 23, un'azione identica, proprio con Anastasi, lui è andato via sulla destra, ha crossato e io feci gol così. Ci tenevo a sottolineare questa cosa, quindi non era proprio fortuna, cioè un gol così, quasi il famoso colpo di Benvenuti, no? Quando il famoso sinistro, quello di Mazzinghi. E c'è un'altra cosa, questa è veramente una sorpresa per lei, Bettega. Mi sono messo d'accordo con suo padre. Beh, suo padre vuole che in presenza di alcuni milioni di persone lei si impegni a prendersi il famoso diploma. Va bene, cercherò di accontentare mio padre basso. Perché no, mio padre ha tutte le buone ragioni di aspettarsi questo da me. Sì. Sicuramente lei, un ragazzo in gamba, lo accontenterà. Bene, è arrivato il momento solenne della premiazione. Io mostro ancora, ecco, questa è la medaglia. Radio Corriere TV. Una. Complimenti.